Allora, intanto buonasera e benvenuti alla consueta conferenza stampa che ogni anno la Camera del Lavoro di Augusta tiene. Ringrazio i giornalisti che sono intervenuti, tutta la stampa locale, ringrazio naturalmente il segretario generale Roberto Alosi, segretario di organizzazione Enzo Vaccaro e componente nonché anche amica mia Adriana Drago della segreteria provinciale. E ringrazio anche tutti gli intervenuti, alcuni di voi naturalmente fanno parte del direttivo, altri avevano impegni e quindi non sono potuti venire. Allora, io vorrei iniziare questa mia relazione intanto facendo un po' il punto, no? Su quello che è la situazione locale. Cominciando a dire che sono passati soltanto 8 mesi dal mio insediamento, che è avvenuto il 6 aprile, e normalmente a fine anno si tirano un po' le somme, anche se 8 mesi sono in realtà pochi, io comunque ci provo a farlo. Com'è normale che avvenga, chi inizia un nuovo percorso, peraltro nel mio caso un percorso motivante e pieno di esperienza, mi sono dedicata totalmente cercando di dare il massimo per ottenere il meglio, con la consapevolezza che non sempre sarei stato in grado di ottenere il massimo dei risultati, ma ci ho provato in tutti, ogni volta. Dal primo momento ho creduto che il mio atteggiamento nel mio ruolo di segretario di questa Camera del Lavoro doveva essere, e lo dico con convinzione, un atteggiamento inclusivo, che doveva servire e servirà ad allacciare rapporti che consentissero il dialogo con le amministrazioni, con le varie organizzazioni, anche di altre rappresentanze sindacali, e con tutti quei soggetti che sul territorio possono contribuire al miglioramento o alla risoluzione di tematiche che a noi stanno a cuore, e non solo come sindacalisti, ma anche come cittadini di questa comunità. Mi riferisco alle varie associazioni, ne sa qualcosa. Di questo rimango fermamente convinta. Negli ultimi mesi, grazie al lavoro svolto da questa segreteria, si è ormai registrata una regolarità di incontri tra l'amministrazione comunale e i nostri rappresentanti sindacali. Assieme si sono affrontate molte problematiche con serenità e reciproco rispetto dei ruoli che hanno fatto sì che in alcuni casi la risoluzione incontrasse il favore dei lavoratori coinvolti. Vedi vertenza pubblici servizi non del tutto risolta, ma che sembra avviarsi verso una risoluzione che tuteli i lavoratori. Senza la possibilità di dialogare con la controparte c'è poco di contrattare. Solo se si è capaci di farsi ascoltare si può sperare di avvicinare le posizioni sempre diverse tra chi come noi chiede di tutelare i lavoratori, i cittadini, e chi invece ha incarichi di governo o di gestione della cosa pubblica o privata. Certo, parlo in senso generale, ci saranno ancora momenti di lotta, di contraddittorio, che ci vedranno manifestare sempre civilmente il nostro dissenso. Mi fa ancora male ricordare che un governo di centrosinistra, se così lo possiamo definire, abbia emanato leggi come il Job Act, l'abolizione dell'articolo 18, la buona scuola, ed abbia perfino pensato che si potesse modificare la Costituzione scardinando quei principi che da essa sono sanciti e dei quali ci vantiamo per essere unici a livello mondiale. Tra le esperienze più emozionanti ricordo con piacere la manifestazione nazionale tenutasi a Portella della Ginestra per la festa dei lavoratori il 1° maggio, occasione che ha visto la partecipazione di una delegazione della Camera del Lavoro. Un'esperienza bellissima che spero possa aver stimolato i più giovani a non rassegnarsi, a lottare per conquistare quella dignità che si ottiene con il lavoro e con l'indipendenza economica. Certo, il futuro politico sembra incerto. Personalmente auspico che si possa affermare una sinistra vera che possa rappresentare i lavoratori, i pensionati e chi un lavoro non ce l'ha, i più deboli, insomma. Ma veniamo a questa Camera del Lavoro. Una realtà nel nostro territorio che, grazie a tutti quelli che ne fanno parte e di tutti quelli che ci hanno preceduto, mi riferisco a Carmelo, e rimarrà un punto di riferimento forte per la nostra comunità. In questi mesi ci siamo occupati dei problemi che affliggono questa cittadina e sui quali il sindacato cerca di incidere dando suggerimenti
proponendo soluzioni alternative, sensibilizzando dal punto di vista mediatico la comunità e la politica. Mi riferisco, tra le altre, alle tematiche relative all'ospedale, l'autorità portuale, la depurazione delle acque, tematiche sulle quali sino ad oggi la cittadinanza ha dovuto subire e che rimangono aperte con scarse speranze di conclusioni positive. Relativamente al porto di Augusta, fondamentale per lo sviluppo della Sicilia orientale e non solo, la politica sia a livello nazionale ma anche regionale e locale nulla ha fatto affinché venissero riconosciute e sfruttate le potenzialità che aprirebbero scenari occupazionali non certo trascurabili. Su questo tema abbiamo manifestato a fianco ai cittadini, i ragazzi delle scuole, ma chi avrebbe dovuto ascoltare è rimasto sordo. Abbiamo assistito soltanto a sporadiche passerelle da parte di qualche personaggio politico che ha pensato di cavalcare l'onda del dissenso a scopo elettorale, peraltro con scarsi risultati. Circa la depurazione delle acque, non ne parliamo, molteplici sono state le nostre iniziative. Tra queste, qualche mese fa, è stato inviato al commissario unico Rolle un documento allo scopo di conoscere la realtà, la reale situazione e la previsione per la realizzazione delle opere. Ma nessuna risposta è pervenuta. Abbiamo anche più volte sollecitato l'amministrazione comunale affinché chiedesse tramite i loro rappresentanti parlamentari di verificare lo stato dell'arte, ma anche in questo caso non si è riuscito a ottenere certezze. Sulla problematica dell'ospedale, sanità in generale, la delocalizzazione della Villa Salus, che per giunta è notizia anche di questi giorni che stanno smantellando tutta la struttura per trasferirsi vicino Melilli, impoverisce ancora di più la ormai nulla capacità di servire ai bisogni della popolazione. Curarsi ormai per noi e di Augusta vuol dire andare lontano almeno 25 chilometri, talvolta anche di più, andando fuori dalla provincia. All'interno di quel che rimane del nosocomio persistono carenze sia di personale medico che di strumenti di diagnostica. Ritarda ancora il completamento di reparti quali il centro cure e diagnosi di malattie derivanti dall'amianto, l'oncologia e pronto soccorso e il PTA. Che sono a rilento nella realizzazione concreta. Su questi temi mi piacerebbe soffermarmi oltre, ma data la loro valenza, credo che per ognuno di questi, per la loro complessità e importanza, valga la pena aprire una discussione ad hoc dedicata, come abbiamo fatto anche in passato in un recente direttivo, e cercheremo di affrontarli e approfondirli con maggiore determinazione nell'anno che sta per arrivare. Un altro argomento scottante è l'inquinamento ambientale. A questa tematica voglio dedicare qualche minuto. Ricorderete che di qualche mese fa l'azione della magistratura che pose il sequestro cautelativo degli impianti della ES e della Lukoil. È mia opinione e della nostra Camera del Lavoro che oggi più che mai serve una rinnovata attenzione verso la tutela dell'ambiente con, ad esempio, controlli continui delle emissioni. La vicenda è il segno di quanto si sia allentato il rapporto di fiducia tra industria e popolazione, anche a causa di una poca lealtà comunicativa delle industrie nei confronti del territorio. Occorre però affrancarsi da ogni forma di estremismo e populismo che vanno nella direzione della chiusura degli impianti petrolchimici, perché fonte di malattie e di inquinamento. Il polo petrolchimico, e lo ribadisco, non rappresenta per la nostra comunità il nemico che ostacola le altre attività, le altre opportunità di sviluppo. E mi riferisco per esempio al turismo. Certo, la contrazione dei posti di lavoro avvenuti negli anni nella nostra zona industriale determina l'idea che il petrolchimico non rappresenta più una soluzione occupazionale. Dobbiamo perciò lottare perché esso significhi anche investimenti e non solo per rimanere competitivi, ma per restituire una dimensione di positività rispetto alla nostra comunità. È ovvio che per noi le priorità comunque rimangono lavoro, salute e sicurezza. Le compagnie multinazionali devono capire che la ricaduta positiva sul territorio deve essere tangibile, visibile, soprattutto in presenza di utili importanti. Ho fatto cenno al numero di... Ma passiamo ad argomento
diciamo di minore impatto, ma che per me personalmente metto allo stesso livello di importanza degli argomenti trattati. Come sapete, negli anni la nostra comunità è stata già penalizzata sul fronte della fruizione dei servizi e penso alla chiusura dell'Agenzia delle Entrate, del Tribunale. Fortunatamente, relativamente alle vicende riguardanti l'agenzia INPS, a seguito del nostro impegno sulla questione, ricordo che numerosi sono stati gli incontri con la direzione provinciale, che si è tenuto un sit-in di protesta in piazza Duomo. Per il momento sembra scongiurato il pericolo che ai cittadini possa venire a mancare anche questo servizio. Un fronte che ci ha visto attivamente impegnati è quello delle politiche sociali, per le quali questa Camera del Lavoro ha sollecitato progetti per la realizzazione di interventi e servizi sociali. Purtroppo manca il supporto amministrativo per la progettualità. Gli uffici hanno un numero insufficiente di personale, che ne pregiudica il risultato finale. Più volte è stata sollecitata l'istituzione di un centro anziani e di aggregazione giovanile. Poi apro una parentesi, perché ci stiamo facendo promotori anche di questa democrazia partecipata, per cui il punto numero 3, stiamo raccogliendo anche delle firme, delle schede per portare avanti questa mozione, diciamo, per l'adeguamento di un immobile comunale in concessione per finalità di aggregazione giovanile e anziani, che sarebbe una gran cosa visto che mai viene dato invece un centro anziani come si deve. Su questo tema, cogliendo l'invito del presidente dell'AUSER provinciale, Francesco Di Priolo, si è istituito presso questa Camera del Lavoro un circolo AUSER che valorizza il volontariato e che mira a migliorare la qualità della vita e il benessere degli anziani. Un anno accademico ricco di proposte in cui sceglie fra corsi di ginnastica, di computer e attività di informazione su svariate tematiche. Ho fatto cenno al numero del personale insufficiente e dell'organico carente negli uffici comunali. Questa problematica ci porta a quella che è una delle vertenze più importanti dal punto di vista della tutela del lavoro, che è la precarietà di diverse decine di lavoratori, esattamente 85, se dobbiamo dire il numero giusto, e per i quali assieme al segretario di categoria Nardi ci siamo spesi e battuti affinché si risolvesse definitivamente questa odissea che dura ormai da 25 anni. I lavoratori devono sapere che su questo tema non ci stancheremo mai di sollecitare la politica, gli amministratori tutti, anche regionali, affinché questa vicenda si risolva una volta per tutte in favore dei lavoratori. Chi ha seguito le ultime vicende sa che il 13 dicembre scorso, in seguito a un incontro con il comandante della Polizia Municipale, e ce ne sono stati tantissimi in questi mesi, non si è potuto fare a meno di segnalare la situazione fortemente critica, soprattutto in termini di risorse disponibili e di personale impegnato, che a tutt'oggi continua a permanere all'interno del Corpo di Polizia Municipale. Personalmente mi auguro che questa vertenza, che spero sarà affrontata al più presto con l'istituzione di una delegazione trattante composta dai lavoratori, possa trovare soluzioni adottabili, praticabili e risolutive. Nell'avviarmi alla fine di questa mia relazione, vorrei mettere in evidenza che la Camera del Lavoro di Augusta è non solo la sede istituzionale della CGIL, ma è anche un luogo dove molti di noi, con spirito di sacrificio, mettono a disposizione il proprio tempo e la propria preparazione, la propria professionalità. In questa direzione un grazie particolare va ai compagni Lombardo, Trigilio e Bonaccorso per il loro prezioso tempo che hanno voluto dedicare per il conto dell'FLC per dare assistenza alle lavoratrici e ai lavoratori per la compilazione dei moduli per accedere alle graduatorie di seconda e terza fascia personale docente e ATA. Le persone che si sono avvalse di questo servizio sono state veramente tantissime, diverse centinaia, e questo la dice lunga sul tasso di disoccupazione, non solo giovanile, ma soprattutto femminile nel nostro territorio. Per noi motivo di vanto è che in tutti gli uffici della Camera del Lavoro, sia CAF che INCA, i nostri servizi sono stati molto apprezzati dalla cittadinanza, grazie all'alta professionalità dei nostri dipendenti e allo spirito di abnegazione di tutti loro. Quindi un ringraziamento particolare va alle compagne dell'INCA, del CAF e ai compagni dello SPI con a capo Carmelo Loturco.
Infine, un particolare grazie va a tutta la segreteria provinciale che mi ha in questi mesi sostenuto tantissimo ed aiutata in questo compito così gravoso, ma ricco di momenti di crescita individuale che spero di mettere a frutto nel prossimo futuro. Grazie a tutti e grazie per avermi ascoltato. Tocca a me allora. Bah, dunque, io ascoltavo con molta attenzione la relazione di Lorena e pensavo che se stasera qualcuno di noi avesse voluto avere con chiarezza il senso di cosa significa un sindacato confederale generale, rispetto magari a quello che è un sindacato corporativo che magari guarda solo ad un aspetto di tutela di qualche categoria di lavoratori, dico, la relazione di Lorena è molto chiara da questo punto di vista. Noi siamo davvero una confederazione generale del lavoro e lo siamo proprio per le cose che ha messo in fila, cioè per l'attenzione che poniamo alle questioni di carattere generale che guardano alla tutela individuale dei singoli lavoratori nei singoli comparti, ma guardano al benessere collettivo della città e del territorio. E credo di non dire nulla di straordinario nell'affermare che in pochi mesi di insediamento in questa, in questa terra e in questo comune di Lorena nella qualità di segretario generale abbia saputo imprimere con forza questo aspetto, perché la capacità di relazionarsi e anche di aprire conflittualità quando questo è necessario, soprattutto quando serve a sostenere le nostre proposte, la capacità di relazionare di Lorena e del gruppo dirigente di Augusta con un'amministrazione comunale certamente non facile, non semplice, sia per il momento storico in cui si è insediata, sia per il pregresso del comune di Siracusa che pesa pesantemente anche sulla situazione attuale, ma anche per, come dire, gli orientamenti specifici che assume politicamente l'amministrazione comunale di Augusta, dico, la capacità di Lorena di tenere un dialogo sociale aperto credo che sia davvero la strada da percorrere se vogliamo provare a fare della Camera del Lavoro, del sindacato, della CGIL e del gruppo dirigente che attorno alla Camera del Lavoro svolge l'attività davvero un sensore importante per capire sia quali sono le difficoltà del territorio, ma sia anche per fare proposte, che poi è l'aspetto più difficile, cioè capire come noi proviamo a rilanciare un territorio che è in profonda sofferenza in termini di sviluppo e di occupazione. Quindi l'attenzione che Lorena in questi 8 mesi ha provato a mettere in campo insieme con i compagni credo che meriti sicuramente il nostro applauso e certamente è per la CGIL di Siracusa un punto di riferimento importante. E guardate, lo è per almeno un paio di ragioni. Lo è perché Augusta, ce lo siamo detti in qualche altra occasione, è un po', rappresenta un po' il cuore pulsante dell'economia provinciale di questo territorio. Lo è per i grandi insediamenti industriali e non solo, lo è per le straordinarie potenzialità che esprime la portualità, il porto commerciale, su cui poi magari proverò a dire qualcosa, ma lo è anche perché Augusta somma in sé le criticità che poi ritroviamo un po' in tutta la provincia. Quando Lorena faceva riferimento a una delle condizioni che quest'anno davvero ha segnato profondamente un numero straordinario di lavoratori. Lorena parlava dei precari del comune, a me venivano in mente i lavoratori della provincia regionale di Siracusa che ancora oggi fino a stamattina, come dire, vi sono appesi alla decisione di un nuovo governo regionale, di una legge di bilancio che va verso la gestione provvisoria, insomma, che crea delle difficoltà. Allora, Augusta somma in sé un po' queste,
criticità che poi si ripercuotono nel territorio provinciale. Questo non può che far sì che la CGIL provinciale veda, guardi Augusta come un punto importante di criticità, ma anche di capacità, di potenzialità e di sviluppo. Lo è perché è baricentrica dal punto di vista geografico per quanto riguarda la portualità e la capacità di intercettare i traffici oltreoceanici, lo è perché insiste su un'area fortemente industrializzata con tutti i limiti che questo comporta, ha comportato e che probabilmente continuerà a comportare per il rapporto, diceva bene Lorena, che in qualche modo è profondamente incrinato fra popolazione e industria, mi riferisco a tutta la questione che è ad oggi assolutamente irrisolta, che è quella del risanamento ambientale, della capacità quindi di far convivere un'industria compatibile col territorio, ma anche con la salute delle popolazioni che vivono attorno e anche con la sicurezza di chi lavora dentro nel settore industriale. Ecco, diciamo, Augusta è un microcosmo della nostra provincia. C'è il tema della sanità, c'è il tema degli ospedali, tu facevi riferimento allo smantellamento di Villa Salus, che pure appartiene alla sanità privata convenzionata, ma c'è un tema complessivo che riguarda la sanità ad Augusta e riguarda la sanità in provincia, su cui peraltro noi come organizzazione provinciale nelle prossime settimane, nei primi mesi dell'anno, contiamo di di mettere a fuoco con un'iniziativa di respiro provinciale proprio il tema della qualità della sanità pubblica nella nostra provincia, che, come dire, fa acqua da tutte le parti. Ora, in genere, quando si fa una conferenza di fine anno si tirano le somme di ciò che è accaduto nel 2017, ma soprattutto si prova a guardare con ottimismo, con speranza, con auspici per l'anno che viene. Guardate, il 2017 è stato un anno difficile, drammaticamente difficile, e lo è stato per la provincia e lo è stato per Augusta, per le cose che diceva Lorena, ma anche per alcuni indicatori che provo a dirvi. Gli indicatori ci danno in caduta libera. La qualità del benessere complessivo della nostra provincia colloca Siracusa in coda a tutte le graduatorie nazionali. Gli indici di disoccupazione continuano a salire rispetto all'anno precedente. La disoccupazione giovanile galoppa, abbiamo superato il 61%, siamo quasi al 62% in provincia di disoccupazione giovanile. Fra questi c'è una fetta rilevantissima di giovani dai 14 ai 25, 26 anni che sono i cosiddetti NEET, cioè gli scoraggiati, quelli che non cercano lavoro, non studiano, non frequentano un corso di formazione e che sono facile preda, come è immaginabile, anche di recrudescenza di fenomeni di illegalità e di criminalità che in questi giorni, come dire, sono stati osservati. Abbiamo un indice per la prima volta di povertà in questa provincia altissima. Una famiglia su due della nostra provincia e nella provincia di Siracusa è a rischio di povertà assoluta e relativa, cioè, tanto per intenderci, non è in grado di far fronte alle necessità primarie per se stessi e per la propria famiglia. Abbiamo un impoverimento di reddito provinciale, quello che si chiama il PIL provinciale, cioè di ricchezza complessiva, che ha segnato nel 2017 un calo di 9 punti. Significa che, come dire, la massa, quella che un tempo si chiamava la massa salariare, cioè il denaro che circola, diciamolo così, insomma, in maniera forse estremamente semplicistica, ma in termini economici è un po' più complesso, la massa di benessere che circola si è abbassata profondamente. Se pensiamo solo a quello che è accaduto nell'edilizia, il crollo di quasi il 70% della manodopera in edilizia, che è il settore anticiclico per eccellenza, cioè il settore da cui poi per effetto di ricaduta parte l'economia,
Un tempo si diceva che un paese che ha i cantieri fermi è un paese bloccato, è un paese ingessato, e noi siamo in una situazione di questo genere. Allora, dico, gli indicatori ci danno tutti una serie di criticità che rischiano di diventare addirittura strutturali in questa provincia. Cioè non frutto avvelenato di una crisi che viene da lontano, che conosciamo ormai da 10 anni, ma se non riusciamo ad imprimere una svolta che sia radicale nella capacità di rimettere, ricentralizzare il tema del lavoro e di mettere al centro del nostro patto sociale che ci tiene insieme tutti il lavoro, non solo come elemento econometrico, cioè che venga valutato soltanto per ciò che rappresenta nella capacità di produrre il sostentamento, ma proprio come valore costituzionale. Oggi peraltro c'è la ricorrenza della nostra Costituzione italiana, dove non a caso il lavoro è il punto centrale della Costituzione. Se la nostra è una Repubblica fondata sul lavoro, il lavoro è un diritto inalienabile per tutti, come lo è il diritto all'istruzione, alla sanità, alla sicurezza. Quindi abbiamo bisogno di dare un'inversione di rotta radicale in questa direzione, perché guardate, le diseguaglianze si sono allargate in una maniera spaventosa nella nostra provincia. Vi do un ultimo dato e poi non vi voglio tediare coi dati. Tornando al ragionamento della riduzione del PIL in questa provincia, i dati ci dicono che il 50% del prodotto interno lordo siracusano, quindi della ricchezza prodotta, nonostante la crisi, dal nostro territorio, sta nelle mani di poco meno del 10% della popolazione siracusana. Significa che l'altro 90%, ci dividiamo il rimanente 50% di prodotto interno lordo. Non so se è chiaro, vorrei che fosse chiaro questo messaggio, no? Quindi la divaricazione, le diseguaglianze, la distribuzione del reddito iniquo sta determinando quelle sacche enormi di povertà, dove rischiano di precipitare fasce sociali che un tempo erano considerate il ceto medio, insomma, usando una terminologia forse novecentesca e non attuale. Allora, se il quadro è questo, compagni e compagni, noi dobbiamo partire da questa capacità di dare una fotografia reale di come siamo messi, per poi porre sempre la stessa domanda: cosa fare? Perché poi torniamo sempre lì. Cioè, come proviamo a invertire la rotta? Che cosa non ha funzionato? Perché mentre in altre realtà del nostro paese, penso al nord Italia, al centro nord, si parla di una ripresa, sia pure lenta, ma con dati che sembrano fare uscire dalla crisi, noi qui continuiamo ad essere risucchiati in una condizione che rischia di essere strutturale, cioè di diventare permanente. E qui dare risposte a questo è abbastanza complesso. Certamente ci sono state scelte sbagliate, si sono fatte scelte politiche sbagliate, c'è stata un'idea che è stata declinata nel nostro territorio in maniera spregiudicata, che è stata quella di immaginare che lasciare le mani libere alle imprese, ai datori di lavoro, di utilizzare il lavoro come meglio credevano e di abbassare il costo del lavoro come elemento di concorrenza rispetto all'altra impresa, fosse la strada giusta. In realtà questo si è dimostrato un fallimento assoluto. Non solo si è dimostrato un fallimento assoluto, ma nel 2017 noi abbiamo avuto un'impennata della illegalità nel lavoro nella nostra provincia. Una illegalità nel lavoro, sto parlando del lavoro nero, del lavoro irregolare, del lavoro non intercettato dai soggetti, dalle agenzie fiscali, sto parlando di un sistema che ha facilitato, favorito addirittura, una svalutazione del lavoro proprio come dignità del lavoro stesso. Perché quando il mercato del lavoro restringe prepotentemente la propria occupazione nei settori tradizionalmente capaci di produrre ricchezza, cioè industria, agricoltura, i settori primari, secondari, turismo, e si allarga invece il segmento dei servizi, quindi alberghi, ristoranti,
servizi vari, addetti alle pulizie. Lì si è annidato quello che abbiamo chiamato il lavoro povero in quest'anno. Cioè lavoratori che pur lavorando sono al di sotto della soglia di povertà, che è una categoria, come dire, inusuale anche per noi sindacato, perché noi siamo un'organizzazione che ci occupiamo dei diritti dei lavoratori, di chi lavora. Non abbiamo mai immaginato che un lavoratore che lavora e che ha una sua equa retribuzione possa invece trovarsi in una condizione di indigenza. Noi abbiamo permesso che in questo territorio, pur di lavorare nel ricatto occupazionale, che è quello che sta determinando la cifra di come funziona il lavoro in questa nostra provincia, abbiamo, come dire, abbiamo consentito che si lavori 2 ore a settimana, che si lavori con 400 euro al mese sfruttandola 10 ore al giorno nei vari soggetti commerciali, diciamo, più spregiudicati. Abbiamo permesso che lo scardinamento dei diritti contrattuali, per cui il sindacato si è battuto sottoscrivendo contratti nazionali, abbia poi determinato questa condizione che è davvero estremamente preoccupante sotto vari punti di vista, perché ci fa fare un passo indietro, fa tornare indietro le lancette dell'orologio davvero di diversi decenni, che se il lavoro anziché un diritto, essere un diritto, è invece una merce di ricatto e di scambio, sino ad arrivare a forme di sfruttamento. Sto pensando in modo particolare al lavoro nel settore dell'agroalimentare, agricolo, dove ci sono fenomeni di caporalato che si sono accentuati. Allora c'è una deriva sociale complessiva che, rispetto alla quale noi dobbiamo assumere una posizione netta, e dobbiamo essere capaci di dirlo una volta per tutte, che bisogna, come dire, costruire un altro modello di società, un altro modello, dove il lavoro diventa un elemento centrale che appartiene alla dignità di ognuno di noi e che poi si riflette nel patto sociale che tiene insieme una comunità. Allora noi, come CGL, abbiamo da questo punto di vista un piano straordinario per il lavoro, abbiamo elaborato un piano straordinario per il lavoro provinciale, per come provare a rimettere in discussione il lavoro in questo territorio, con un'attenzione particolare ai giovani, con quegli indici altissimi di disoccupazione. Abbiamo proposte, abbiamo idee, abbiamo studi, abbiamo analisi fatte sul territorio, abbiamo strumenti che permettono di leggere cosa sta accadendo e di provare a capire come possiamo invertire la rotta. Naturalmente abbiamo bisogno di avere, ecco, torno a lei, avere gli interlocutori. Avere gli interlocutori che poi sono i decisori politici, coloro ai quali noi possiamo consegnare le nostre idee, le nostre proposte, le nostre valutazioni, le nostre analisi, i nostri studi del territorio, perché solo attraverso questo ragionamento possiamo davvero adempiere fino in fondo il nostro ruolo di sindacato generale, capace di dare una lettura complessiva di quello che sta accadendo. Ora noi ci stiamo provando. Siamo consapevoli di attraversare una fase politica, lo diceva Lorena, particolarmente complicata, estremamente difficile da leggere. Siamo dinanzi, abbiamo da poco superato la vicenda del governo regionale siciliano, siamo di fronte ad un governo regionale che sicuramente non abbiamo sostenuto, ma mi verrebbe da dire che non è che quando l'abbiamo sostenuto quello precedente abbiamo ottenuto, anzi, credo che sia stato il disastro assoluto per la sinistra, ma perdonatemi, come dire, l'incursione politica. Ma abbiamo adesso un governo regionale, abbiamo già iniziato un'interlocuzione forte, talora, come dire, seguiremo molto da vicino le iniziative del governo regionale e lo valuteremo e lo misureremo sui fatti concreti, su quello che riuscirà a fare concretamente. Abbiamo posto un'agenda di priorità della provincia di Siracusa, dove le questioni che riguardano Augusta sono in primissima posizione, attendiamo le risposte, siamo pronti a ragionare sulle cose che vanno fatte, perché non c'è dubbio che se pigliamo il settore dell'industria non è più possibile continuare a parlare di bonifiche, di risanamento,
di reindustrializzazione e fare, come dire, faldoni enormi di carte polverose, di tavoli, senza ancora aver ottenuto un euro destinato a questo. Non è possibile avere sul territorio colossi industriali che non riescono a fare sistema fra di loro, dove quando ragioni con la Lukoil sulla possibilità di investimenti, ci sono voluti anni prima che abbia cominciato a discutere in queste settimane con noi, non riesce a discutere con la Esso perché la Esso non discute con la Lukoil non discute con la Sasol e non si capisce che occorre fare sistema se vogliamo fare un'industria compatibile, realmente competitiva, che si misuri sulle innovazioni tecnologiche, che si misuri con le possibilità di fare l'industria 4.0, dove oggi ci sono superammortamenti, la legge Sabatini, cioè ci sono risorse per ammodernare tutta la strumentazione obsoleta che invece ancora hanno. E allora tu ti scontri con questa realtà, qualcuno deve governarli questi processi, qualcuno deve spiegare alle grandi aziende che c'è anche un elemento costituzionale che è quella dell'utilità sociale dell'impresa. C'è una responsabilità sociale dell'impresa che lavora su un territorio come quello di Siracusa, che non può essere solo quello di pensare di fare profitti al massimo ribasso o stringendo il più possibile il costo del lavoro. Non è più il tempo questo. È una politica che non ha portato a nulla, ha portato a quel quadro di cui noi stiamo ragionando oggi. Allora, su questi temi è necessario aprirla un'interlocuzione forte e chiara, che c'è dubbio che ci vuole un risanamento. Certo, leggere poi sul giornale dell'altro ieri che il direttore del CIPA abbia dichiarato sulla Sicilia che noi abbiamo un'area che sembra degna della migliore area del Trentino e che a Siracusa non c'è nessuna, come dire, disturbo olfattivo, che l'inquinamento dell'aria non c'è perché le centraline, dimenticando che il CIPA è controllore e controllato, cioè è la stessa azienda che è obbligata dalla legge a mettere in campo il CIPA, cioè fa rabbia, sembra prendere in giro l'intelligenza dei siracusani. Cioè, chiunque sa che ci sono, come dire, delle molestie olfattive che peraltro si verificano in determinati momenti della settimana. Allora, è inutile nascondersi dietro il dito, ecco la lealtà delle aziende. Noi vorremmo che ci fosse maggiore lealtà, non perché si voglia pensare che questa è una terra che non ha bisogno dell'industria. No, noi pensiamo che noi abbiamo bisogno dell'industria, ma abbiamo bisogno dell'industria pulita, di un'industria compatibile col territorio, e oggi ci sono tutte le risorse e gli strumenti tecnologicamente avanzati perché l'industria, anche quella come dire, della raffinazione più tradizionale, possa essere più attenta al territorio e perché una riconversione anche in una direzione di una industria, come si dice oggi, green, è un processo lento che dovrà accostarsi e vivere insieme con la produzione tradizionale che noi abbiamo. E sarebbe un'illusione, come dire, chimerica quella di chi pensa che sia possibile con un colpo di spugna cancellare l'industria e tornare ad una verginità perduta. Non ce la restituirà nessuno la verginità del territorio. 70 anni di industrializzazione di questo genere, che c'è dubbio che hanno avuto un impatto pesante sul territorio. Non c'è dubbio, ma noi abbiamo anche costruito condizioni, know-how, utility, infrastrutture in via attrarre ancora investimenti industriali. Noi li vogliamo però nella direzione di un investimento serio per una compatibilità con l'ambiente e con la sicurezza dentro. Sarebbe un tema, mi porterebbe troppo tempo a parlare del calo di investimenti e di attenzione sulla sicurezza all'interno dei posti di lavoro industriali. Cioè, capite? E questo è solo un pezzo del ragionamento. L'altro pezzo è che noi scontiamo una contraddizione ad Augusta, non solo in provincia, ma ad Augusta, incredibile, fra risorse assegnate una per tutte. Ci sono oltre 30 milioni di risorse nel PON infrastrutture, nell'area logistica integrata della portualità. Risorse assegnate regionali, risorse nazionali, europee, risorse regionali, e sono bloccate. E sono bloccate, cioè risorse che darebbero lavoro, sviluppo, occupazione, prospettiva. E intanto una mala burocrazia, e permettetemi di dire anche una mala politica,
una distrazione, come dire, colpevole della politica fino adesso. Li tiene bloccate, congelate, ingessate, perché c'è il cavillo burocratico, forse perché non si è trovata la quadra giusta sotto in alcuni ambienti. E noi abbiamo risorse infinite per il turismo, per l'industria, per l'agroalimentare. Abbiamo risorse che gravano per circa 2 miliardi sulla provincia di Siracusa. 2 miliardi di risorse incagliate. Perché nessuno fino a questo momento è riuscito, né le amministrazioni comunali, né probabilmente anche la politica, la deputazione, a stimolare la costruzione di progetti esecutivi. Tu vai a Palermo e vai a Roma e ti dicono: abbiamo tolto le risorse per il porto di Augusta perché manca il progetto esecutivo. Dice: a chi glieli dobbiamo dare questi soldi? Dov'è il progetto? E allora si corre alla fine per ritornare, far ricomparire la posta accelerando. Allora, sono dei meccanismi su cui bisogna agire, compagni e compagni. E la CGIL su questo non farà sconti a nessuno. Lo abbiamo cominciato a fare con un'analisi e uno studio del territorio molto particolareggiato e statisticamente fondato. Ma a partire da questa fotografia noi incalzeremo nel 2018 tutte le amministrazioni, le singole amministrazioni locali, ma anche l'amministrazione regionale, perché non è più il tempo delle chiacchiere, questo è il tempo delle soluzioni. Necessitiamo assolutamente di mettere in campo delle soluzioni. Non possiamo immaginare di attendere ancora un esodo massiccio di decine di giovani, di migliaia di giovani che escono dalla Sicilia, da Siracusa, da Augusta, perché non trovano lavoro e magari trovano le opportunità nel nord Italia o in Europa. Oggi leggevo sul giornale: la Sicilia ne tira fuori oltre 20.000 l'anno, perdiamo oltre 20.000 giovani plurilaureati. Una volta erano i nostri nonni che partivano con la valigia di cartone, adesso partono con i computer, con le lauree, con i master. Cioè, noi esportiamo un capitale umano straordinario, ce ne priviamo in questa terra, li formiamo, investiamo denaro e poi li diamo ai paesi del nord o del nord Europa, dove lì trovano probabilmente la loro strada. Allora, possiamo rimanere in una situazione del genere, compagni? No, non è possibile più. Non è possibile più. Allora l'auspicio è che il 2018 diventi finalmente l'anno delle soluzioni. Poi nessuno ha la bacchetta magica, compagni. Nessuno ha la sfera di cristallo, nessuno ha la ricetta risolutiva del problema, ma dobbiamo provare tutti insieme a fare sinergia su questo, con intelligenza, a mettere insieme le migliori intelligenze. Questo è un territorio che le intelligenze ce l'ha, questo è un territorio che le capacità ce l'ha, le risorse ce l'ha, gli strumenti di osservazione, di analisi, di sviluppo ce l'ha, non gli manca niente. Agricoltura, industria, turismo, beni culturali, abbiamo di tutto, eppure siamo in una sofferenza che statisticamente è il doppio di quella nazionale. C'è qualcosa che non funziona, è fuori di dubbio. E noi su questo dobbiamo provare a incalzare. Il 2018 per noi sarà un anno in cui lavoreremo in questa direzione. Ci sono già programmate nei primi anni del 2018 due grosse iniziative che riporteranno alla ribalta nazionale il tema delle politiche industriali in questo territorio, perché ricentralizzeremo il tema dello sviluppo e del risanamento ambientale, ma proveremo a farlo interloquendo al più presto possibile con i governi regionali e nazionali, e faremo iniziative pubbliche su questo. Proveremo a ripartire sul tema dei fondi europei bloccati in ogni comune. Non è possibile, in ogni comune si perdono centinaia di migliaia di euro perché non c'è nessuno in grado di seguire le linee guida dei PON o dei FERS, e si perdono le opportunità. Noi perdiamo le opportunità con un livello di disoccupazione di questo genere. Cioè, è davvero, come dire, una contraddizione in termini che non può essere più agita. Ecco, noi lavoreremo in questa direzione e proveremo, come dire, a far sentire, quando è necessario, il fiato sul collo alle amministrazioni, ma a offrire completamente la nostra collaborazione, la nostra capacità, i nostri strumenti che abbiamo e li mettiamo a disposizione delle amministrazioni, della politica, della comunità, perché si verifichi un'inversione di tendenze, si inizi un percorso che sia davvero un cambio di rotta. Grazie.